Un grande affetto, ecco qua i vincitori dell'ottavo rally di Maiano. Claudio, sarebbe sembrato tutto facile, ma non è stato così in questo 2015. E come? Una bella battaglia fino all'ultimo. Ah, mi sa che più vado avanti con l'età, più mi toccherà far fatica, insomma, no, fate gli scherzi. Sì, è stata una gara molto tirata, ho fatto qualche errore, ho fatto un dritto sul secondo passaggio di Marathon. Sull'ultimo giro ero convinto, dopo la prova di qua, di aver già rimontato, invece ho saputo che ero ancora dietro di 6 secondi e 1. A quel punto lì, sull'ultima, ho dato dentro e ho abbassato il vecchio record di 4 secondi. Senti, e questo ti fa onore anche perché evidentemente sotto di 4 secondi la dice lunga su quella che è stata la tua comportamento. Ieri sera una grande incognita, perché una acquazzone proprio sul finale, set a cambiare gomme, è stato un rischio grosso per te, perché chi ti ha preceduto di una decina di minuti si è trovato dentro una tempesta d'acqua, potrebbe essere molto rischioso per te in quel caso. No, beh, sicuramente stamattina siamo, cioè io fortunatamente sul bagnato me la sono cavata abbastanza bene. No, no, dicevo di ieri sera, ecco, nell'acquazzone ti sei forse un pochino salvato perché sei riuscito con le cambio gomme, se entravi un quarto d'ora prima sarebbe un grosso guaio. Beh, sicuramente, però bisogna dire il vero che Zanella l'ha fatta completamente asciutta, quindi io sono riuscito a limitare i danni, insomma, ho preso solo 5 secondi che ovviamente oggi me ne sono portate in doppio per tutta la giornata. Ok, grazie, allora la festa è per voi e la consegna anche del trofeo, Claudio, per voi, il trofeo Dino Bortolotti, consegnato dalla figlia Cristina. Eh no, ma qua la consegna dovete fare ufficialmente. Allora, adesso c'è la festa dentro, dopo tieniti pronta anche per te. Ed eccoli qua, i vincitori. L'applauso meritatissimo. Hanno acceso una battaglia durata 2 giorni, partita ieri sera con la speciale sotto l'acqua, con un sorpasso sul filo di lana nell'ultima speciale. Ed arrivano con le braccia alzate Claudio De Cecco, Jean Campeis, a trionfare al Festival di Maiano in questa ottava edizione, in questa splendida contesta. Non si stappa, succede così. Jean Campeis, mi raccomando, il solito in ritardo, eccolo qua. Innaffiati a dovere come sempre anche i fotografi, magari meno esperti, che... Questa è una cartolina che consegniamo alla memoria di questo rally per l'ottava edizione, con i vincitori che, dopo averlo conquistato anche lo scorso anno, di nuovo fanno doppietta con una vettura diversa, una DS3. Adesso Cristina consegnerà a Claudio De Cecco anche il trofeo. Vieni Claudio, per i vincitori. Gianna, allora facciamo la foto anche col trofeo assieme, dedicato, e qua chiederei un applauso nel ricordo di Dino Bortolotti. Oh Claudio, perso i conti, quanto sono le vittorie assolute nei rally? 82. Avvocato, confermiamo? Ma non so, solo sugli anni. Ecco, e con Jean quante ne ha vinte? Credo una decina. Mi sa che qualcuno sta barando, no? Anche perché non è uno di primo pelo, anzi qua c'è un tuo vecchio pilota come Gianni Marchiol, con cui hai corso, quelli erano anni 70. Tutto tranne che di primo pelo. Ecco. Benissimo, ecco, vedo, guarda che bel colpo d'occhio, Gian, quando ci sono queste immagini, una cornice fantastica, c'è ancora tanta passione nei rally. Guarda, per me questa è una cosa importante, anche perché diciamo, ho collaborato all'organizzazione del primo rally di Maiano, che è stata un po' la rinascita del rally, il vecchio rally del Pirentali, che era morto. E quindi tornare qua, pensare a Bortolotti, con cui lavoravamo di sera assieme, e guarda, è un momento meraviglioso. Un momento meraviglioso soprattutto per loro, perché possono inanellare 2 successi consecutivi. Ed ovviamente non c'è solo il trofeo, c'è anche la coppa di classe, perciò ritornano a casa con metallo pregiato, il duo
Daniel Dzeko, Jean Campeis, trionfatori di questo ottavo Rally di Maiano. Che ci ricorda veramente la storia, ed è per questo che ha un valore, soprattutto per quello che è la potenzialità della vettura ancora maggiore. Questo secondo posto per Marco Zanier, Marika Marcucci. Eccoli qua, protagonisti fino all'ultimo. È stata una accesa battaglia, lo dicevamo, iniziata proprio ieri sera. E come lui che arriva con la Marika, che ormai eravate quasi abituati al gradino più alto del podio, dopo che ci siamo visti a Maniago lo scorso anno al Piancavallo, dove avete trionfato, ci avete creduto fino all'ultimo. Fino all'ultimo, veramente. Dopo la pressione ha cominciato a lasciarci, la discesa del Mont des Coeurs, ha cominciato a patinare, abbiamo dovuto andare via più o meno. E dopo, con un po' di Coca-Cola, ce l'abbiamo fatta solo Muris, però vedi che insomma abbiamo perso per quel pelino. Però comunque siete stati veramente, a mio avviso, quelli che hanno dato spettacolo nello spettacolo, perché non era facile trovare degli avversari che potessero in questo caso, in questo rally, dare del filo da torcere a Claudio Dzeko, con quel grande potenzialità e grande esperienza come pilota, come è stato, ma gli avete messo il sale ancora fino all'ultimo, e anzi ha dovuto correre dietro e vi ha sorpassato all'ultima speciale. Sì, dai, l'abbiamo quasi fatto incazzare, dai, quasi. Senti Marika, te che dopo tutto sei partita come navigazione lo scorso anno, io non li ho contati, ma quanti rally hai fatto? Questo è il sesto. Quanti podi assoluti? Due. No, no, non vittorie assolute. Salute 2, podi 6. Vabbè, scusate, è una media invidiabile per qualsiasi navigatore, e continui a portare fortuna. Sì, probabilmente la copiata già mi porta bene, e anche la macchinina. È la macchinina che funziona bene. Allora, tutto per voi adesso, il palco, le foto, ma soprattutto i trofei. E poi, io non vedo lo spumante, una volta se lo dava anche al secondo, dico male, no, non c'è, era solo per i vincitori. Vabbè, così evitiamo un po' di bagnare i fotografi. Secondo posto, Scuderia Prealpi, con una splendida e generosissima Clio Gruppo A, Marco Zanier, Marika Marcucci. Allora, abbassiamo la musica e rifacciamo il coretto. Allora, tornate a iniziare. 1, 2, 3, vai! Sì, il rally è anche questo, avere degli amici, dei sostenitori, che poi sono principalmente degli amici che ti accompagnano in tutti i rally. Sembra di essere tornati indietro di 20 anni, quando la passione era quella che accendeva i rally. Non è sempre così, ma in tanti casi lo è ancora, e questo è il bello per loro, che se ne vanno con il secondo posto. Marco Zanier, Marika Marcucci. Per loro una battaglia in casa, schieravano poi la vettura della propria vettura. La vediamo già, Emma Narduzzi, terzo posto. Anche loro, possiamo dire, sono andati fortissimo. E
ricordiamo Zannier staccato di 3 secondi e 1, Thomas Pascoli di 22 e 7, ma sono comunque sul podio. L'applauso non deve mancare. Ti sei girato perché volevi il bacio, Thomas. Senti, sei partito venerdì, qual era il tuo obiettivo della gara? Ma diciamo che io sono partito per arrivare in fondo, quindi... perché